Ciao a tutti e benvenuti a un altro dei nostri video dedicati a Dead Island. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per le tante visualizzazioni e per i tanti commenti e per gli iscritti che ci avete fatto. Ci hanno fatto molto piacere, quindi per ringraziarvi un po' di questo abbiamo deciso di far uscire questo video che voi vedrete il 9, penso, quando il gioco sarà già uscito nei negozi, in cui risponderemo a tutte le domande che ci avete fatto sul nostro canale mentre proviamo il gioco, che ci sta davvero piacendo. Rispetto a quello che avevamo detto e quello che invece è. Beh, la giocabilità in analogico è più realistica. Sì, finalmente abbiamo la possibilità di provarlo qua seduti a casa con le nostre PS3. E ci sono molte cose che non ci aspettavamo che secondo me hanno fatto aumentare il giudizio rispetto a quello che avevamo detto all'inizio. Una cosa che io volevo e che ho trovato nel gioco, per esempio, è la modalità analogica che permette di se impostata, di direzionare gli attacchi. Librare i tuoi attacchi nella direzione come preferisci. E questa è una cosa molto figa in un gioco di armi bianche. Posta da riccabecca94, molti altri utenti dopo hanno richiesto la stessa cosa, noi rispondiamo lui perché è stato il primo. La domanda è: si può giocare in co-op nella stessa console a schermo condiviso? La risposta è no, non è possibile giocare in split screen, è possibile giocare con i propri amici solamente connettendosi in LAN oppure connettendosi al PlayStation Network. Questo anche perché il gioco è basato su un sistema di skill e di impostazioni molto particolari del personaggio e quindi sarebbe difficile probabilmente gestire il gioco in due su schermo condiviso. Guardalo in salto. La seconda domanda ci è stata posta da Ron Snufkin e chiedeva: sarà possibile cambiare look, quindi vestiti, ai personaggi scelti per la storia principale? Anche qui no, non abbiamo visto la possibilità, anzi non c'è una possibilità di editor dei costumi, non so se sarà magari disponibile in delle espansioni. C'è una grossa possibilità di caratterizzare il personaggio con abilità e skill, ma non a livello di aspetto. Ribadiamo, i personaggi sono 4, 2 femmine e 2 maschi. Un'altra domanda ce l'ha fatta Chanental, che si lamentava del fatto che non ci saranno armi da fuoco in questo gioco, o comunque ce ne saranno poche. Lascio rispondere il mio collega qui che ci sta giocando in questo momento. Aspetta che avevi la mano. Vai dall'altra parte. Si ammazza. Altri di voi, come Kill the Boy, hanno chiesto se bisognerà fare un pezzo di single player prima di cominciare a giocare in co-op. Sì, bisognerà fare un pezzo di single player, quello subito successivo alla sbronza che si è visto anche nei video. Dura davvero poco, subito dopo inizierà la parte free roaming e si potrà giocare con i propri amici fin dall'inizio. Index523Art ci chiedeva se gli attacchi siano basati solo sulle statistiche. No, l'attacco non è basato solo sulle statistiche. Come dicevamo, è possibile anche direzionare gli attacchi nella modalità analogica. Quindi si contano le statistiche, ma conta anche dove si colpisce. Il gioco stesso consiglia di colpire la testa per fare più danni, per esempio. Un'altra domanda ce l'ha fatta Fabri Slipknot, ma c'è la possibilità di nuotare nel gioco? Morgan, ci stai giocando? Quanti sono? No. Allora,
sono un po' lontano da me. Sono un po' nella merda, sono troppi. Sono un po' sulla spiaggia, se vieni sulla spiaggia sono un po'. Un'altra domanda, o meglio, Mr. Miciotto chiedeva se questo gioco è simile a Fallout. Ma ti chiami, rispondi, ti chiami Mr. Miciotto. Sarà un amante dei gattini. Non meriti risposta. Niente risposta, quindi. No, comunque non c'entra assolutamente niente con Fallout. Le sbavature, come avevamo detto, però direi che sono accettabili, tutto sommato. Mini bug in giro sparsi, ma quello è normale. In posti troppi. Però free roaming, davvero free roaming fin dall'inizio, con possibilità di connettersi con gli amici fin dall'inizio. Il gioco non è facilissimo, quindi ci sta, perché comunque alcuni zombie sono davvero cazzuti e in alcune zone ce ne sono davvero parecchi. Che cazzo, questo è duro, eh? Ma ce ne sono una mano che si va avanti, ci sono stati più livelli, bastardi. Sì, alcuni sono davvero stronzi da uccidere, soprattutto poi se la vostra arma è rovinata. Ecco, in giro si trovano un sacco di oggetti per riparare le armi. Poi vabbè, la scena... Puoi fare annegare nell'acqua, è molto sì. Divertente. Sì, sì, molto, molto più splatter di quello che sembrava, è davvero splatterone. Spesso sono in giro che fissano il nulla perché aggrediscono a caso. Parti che partono a caso. Brutta troia. Io ti ho raggiunto. Se i tuoi amici ti seguissero mentre giochi sarebbe figo.